panel che dà spazio ai giovani, perché poi alla fine abbiamo parlato, abbiamo accennato qua e là al tema dell'innovazione dei giovani. Bisognerà mettere l'accento molto sulle proposte culturali e creative che vanno in questa direzione, perché sono loro poi che ci daranno, attraverso anche la tecnologia, la spinta innovatrice per progettare il futuro, rovesciare i paradigmi, come abbiamo sentito, e dare spazio ad una creatività che può essere anche intesa un po' come follia, ma se è sana follia, ci porta verso traguardi nuovi. Ma l'arte è genio e follia, è un binomio Assolutamente. da sempre. E allora Silvia, ti lascio così chiami in causa i tuoi ospiti e poi ci vediamo a fine panel. Grazie, buon lavoro. Allora, buongiorno a tutti. Se possiamo far entrare Alice, Anna Maria e Luca. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Anna Maria, ciao Luca, ben arrivati. Grazie. Dovremmo essere un po' coincisi, ragazzi, perché siamo veramente sulla linea d'arrivo con un po' di ritardo. Luca, presidente dell'associazione Culturit, di cui parleremo dopo e con cui parleremo dopo, e Alice e Anna Maria, che sono, tra le altre cose, membri di uno dei team che ha scelto con mia grande gioia il focus cultura durante ACFOR Travel, quindi l'hackathon che si è tenuto alla fine del mese scorso. Vi abbiamo chiesto all'hackathon di concentrarvi su una problematica, proporre una soluzione e svilupparla. Voi, anche lì aggiungo, anche questo mi ha dato grande gioia, avete fatto che prescinde completamente dalla crisi da coronavirus, perché voi avete scelto di trovare una soluzione ai problemi di scarsa accessibilità, di app o realtà culturali per persone con disabilità sensoriali, ma anche la difficoltà, che è molto oggettiva, soprattutto in questo paese, di una rete di realtà culturali indipendenti che non emergono, anche perché non sono mappate di fatto, quindi è molto difficile trovarle, anche se esistono e performano bene nelle loro nicchie. Il nome dell'app che volete sviluppare è Fattore Wow, quindi già di per sé la dice lunga. Io vi propongo di guardare il breve video pitch che avete fatto, che sono proprio 2 minuti. Lo guardiamo insieme e poi partiamo da lì per allargare anche il ragionamento a turismo culturale e nuove generazioni. Quando a Firenze scavalcai l'argine per vedere la pescaia di Santa Rosa. L'emozione del pomeriggio in barca nella laguna sud di Venezia. La bellezza di camminare al tramonto per vedere Vin Brulè in cima a Monte Barro. Wow! Allora, eccoci, spero che i miei compagni d'avventura siano ancora. Alice, Anna Maria, ci siete ancora? Sì, siamo ancora. Ok. Siamo ancora. Intanto ancora complimenti per aver lavorato durante queste 48 ore di vera maratona. Io volevo chiedervi,
il vostro progetto è Comuna, innovazione, nuove generazioni e turismo culturale, ma volevo sapere cosa vi ha ispirato, come ci siete arrivate, anche perché so che avete altri progetti che vi accomunano. Sì, allora, sicuramente il progetto è nato da tre considerazioni. La prima è stata lanciata proprio durante l'Hackathon, e quindi far arrivare dei fruitori, delle persone, dei viaggiatori comunque nelle nostre regioni, visto che comunque sappiamo che probabilmente il turismo, il prossimo turismo sarà un turismo di prossimità almeno per un po'. E poi da altre due considerazioni. Io e Alice abbiamo un'esperienza abbastanza vicina ai centri culturali, perché collaboriamo con un centro culturale che è Far Cultural Park, che si trova a Favara, una realtà molto sviluppata soprattutto da un punto di vista internazionale, ma che come molte altre realtà che comunque culturalmente valide soffre tantissimo perché non riesce ad emergere. Normalmente tutta quella che è l'offerta culturale, chiamiamola indipendente, e quindi fuori da un determinato circuito, in questo periodo soffre tanto, veramente tanto, ma anche prima normalmente soffriva tanto proprio nel farsi conoscere, nel far arrivare visitatori. C'è una grande necessità, proprio si sente questa volontà di mapparsi, come dire, e di farsi conoscere proprio tramite un processo non solo di mappatura, ma di creazione di una rete. Questo è molto presente, cioè lo vediamo perché ad esempio tramite anche il progetto dello Stato dei Luoghi, che già ha mappato 48 di questi centri culturali, abbiamo proprio sentito questa esigenza che noi in prima persona sentiamo. Un'altra riflessione era proprio quella di dare la possibilità a una categoria di persone, che è quella con disabilità sensoriale, quindi stiamo parlando di ipovedenti, ciechi e anche persone comunque sorde, che normalmente non solo non sono contemplate in questo tipo di offerta, ma hanno anche un'oggettiva difficoltà ad arrivare in questi luoghi e anche a fruire di app che normalmente non vengono strutturate anche in funzione di quel target. Noi abbiamo messo insieme queste sensibilità, se così possiamo dire, che sono frutto del nostro team. Noi siamo 5 ragazzi, ognuno di noi ha una specificità e anche una formazione diversa in realtà, e quindi il progetto nasce proprio da quello, da avere tante sensibilità diverse che in qualche modo collimano poi in un'unica volontà che viene esplicitata con il proprio fattore wow. Intanto vi chiedo se finito l'Hackathon state comunque continuando a lavorare al progetto, se siete determinate. Sì, stiamo continuando a lavorare. Stiamo provando. Ci stiamo provando con molte difficoltà, in realtà però stiamo provando, abbiamo una volontà proprio di andare avanti. Ok. E poi volevo farvi parlare un po' di Favara, così poi ne parliamo anche con Luca, ma volevo farlo raccontare a voi che collaborate. In realtà il caso della Cultural Farm di Favara è Happy Place, quindi già mi piace proprio anche il sottotitolo, perché implica accoglienza, questa è la base del turismo, ma anche della cultura. Sono realtà che all'estero, soprattutto nel mondo anglosassone, ma anche in Francia, che Luca e Dia conosciamo un po' meglio, sono molto frequenti, sono incentivate e vengono di fatto inserite completamente nei percorsi turistico culturali promossi anche a livello ufficiale dai grandi canali. Non appena sorgono, vengono inserite in un contesto di rete, che fanno rete con musei, enti e altre realtà culturali del territorio. Da noi questo purtroppo non avviene ancora, è un'iniziativa completamente privata, ma ci tenevo che la raccontaste e che riuscisse a far capire anche a chi ci segue, che magari non è ancora stato a Favara, come ha cambiato, come ha contribuito a far cambiare la percezione del borgo. Sì, addio. Sì, mi sentite? Purtroppo le cuffie in ear molto spesso salta l'audio. Sì, Farm è un progetto in realtà ormai quasi longevo, nel senso che sono passati 10 anni, sembra ieri, ma sono passati ormai 10 anni, e nasce come iniziativa completamente privata, da 2 privati, una coppia, marito e moglie, Andrea Bartoli e Florinda Saieva, che decidono di tornare a vivere in Italia. Loro, esattamente come voi due, tra l'altro, venivano da un periodo all'estero, da Parigi, erano andati a vivere a Parigi dopo un paio di anni, dopo la prima figlia, Carla,
decidono di tornare a vivere in Sicilia per rimanere più vicini ai propri affetti e alla propria famiglia, e tornano proprio nella città di Florinda, che è Favara, un piccolo comune di 30.000 abitanti nella provincia di Agrigento, quindi vicino al mare ma allo stesso tempo più nell'entroterra. Tornano a vivere in questo piccolo centro che in realtà è conosciuto in Sicilia e a livello nazionale un po' come una delle roccaforti della mafia in questa regione, quindi una città fortemente abbandonata, fortemente interessata da sistemi di criminalità organizzata e soprattutto in una fase molto difficile della sua vita, una città che pochi mesi prima del loro ritorno vede il crollo di una palazzina all'interno del centro storico che uccide due piccole sorelline che giocavano all'interno. Da lì nasce un po' questo progetto, questa volontà di dare alle proprie figlie un futuro migliore nella città che tutto sommato amano e sentono come propria. Quindi iniziano ad acquistare questi piccoli edifici all'interno di uno dei quartieri più storici della città, il cortile dei Sette Cortili, e anno dopo anno iniziano a sistemare, a ristrutturare questi piccoli edifici, ricollegandoli tra di loro e mettendo insieme un sistema che coinvolge tutta la comunità sì di Favara e all'interno dei Sette Cortili, perché questa è una cosa che molto spesso non viene detta, ma nei Sette Cortili abitano ancora le persone che abitavano lì all'inizio del progetto, quindi le zie, così chiamate, dei Sette Cortili, queste signore anzianotte, vivono ancora all'interno dei Sette Cortili. Quindi il primo impatto che questo progetto ha avuto, l'ha avuto sì sulla città, ma prima di tutto sulle persone che abitano questo luogo e che in qualche modo sono circondate da tutto questo contesto artistico, culturale, di movimento, di turismo, 7 giorni su 7, H24, da 10 anni fondamentalmente. Quindi è un peso non indifferente per una società fatta di persone anziane che si trovano improvvisamente coinvolte in questo circuito. E allo stesso tempo è un progetto che cambia anno dopo anno. Questa è una cosa difficile anche da trasmettere molto spesso, perché quando una persona si approccia a un luogo come Farmo, quindi un luogo fondamentalmente wow, si aspetta di tornare anni dopo e ritrovare esattamente lo stesso fattore wow, un po' come ce lo ricordiamo, quindi la classica gita fatta e rifatta, aspettandosi esattamente lo stesso stupore. In realtà, tornando a Farm, si trova sì l'effetto wow, ma sempre diverso, quindi è un luogo che cambia completamente ogni 6 mesi, che si rinnova, che si rigenera, e ha fatto di questa rigenerazione, di questo cambiamento, un po' la propria happiness flag, la propria bandiera della felicità, quindi portare un cambiamento positivo attraverso la costante innovazione e l'approccio alla comunità, che è quello che rende forte Farm in questo momento. Ma io trovo personalmente che la rigenerazione sia una scelta vincente a prescindere, cioè lo stimolo a tornare più e più volte proprio perché il luogo ti offrirà cose diverse, secondo me è una delle cose, dei fattori da cavalcare. Questo è un parere personale, ma in realtà venendo da un percorso di economia, della cultura e progetti di cultura all'estero, è esattamente quello che viene insegnato, bisogna rinnovare, soprattutto a livello culturale, per riportare turismo nuovo, ma anche flussi che già sono venuti, che hanno un motivo valido per tornare. Luca, so che anche tu conosci, anche se non propriamente dall'interno, questo progetto, e volevo avere il tuo parere, anche in un'ottica un po' più allargata. Certo. Innanzitutto grazie mille Silvia, grazie alla rete Mirabilia, grazie a Emma Taveri per l'invito. Alice usa un termine bellissimo che è circuito. Porto un attimo la testimonianza di Culturit e chi siamo, cosa facciamo, per poi andare a rispondere alla domanda di Silvia. Come Culturit nasciamo 5 anni fa per cercare di creare il nesso tra l'esigenza delle organizzazioni sia culturali ma anche appunto istituzionali, locali e regionali che cercano innovazione, nuove idee, nuovi spunti, e dall'altra la necessità di tantissimi giovani del settore culturale e non che hanno voglia di mettere in pratica quello che stanno studiando fin da subito. Molto spesso queste organizzazioni non hanno a volte i mezzi per farlo, e quindi questo è un matching almeno che noi abbiamo riscontrato come perfetto, perché è un modello vincente. Siamo ad oggi, siamo nati 5 anni fa, siamo ad oggi in 12 città, siamo più di 300 studenti, consulenti su tutto il territorio nazionale, con più di 80 professori professionisti che ci seguono e più di 200 alunni attivi. Qual è il nostro compito e qual è il nostro obiettivo? Alice e Anna Maria, oltre a testimoniare il che cos'è Favara, e ci fanno capire che
dietro a tutto ciò c'è bisogno di un circuito. Cosa vuol dire un circuito? Noi partiamo dall'idea che noi possiamo creare tutti i bandi che vogliamo, possiamo creare tutte le applicazioni che servono assolutamente per mappare questi luoghi, ma appunto Alice e Anna Maria hanno sottolineato il fatto che quest'idea nasce da due persone illuminate che hanno creato un luogo del genere. Ora, la nostra grandissima domanda è: chi li crea? Cosa queste persone? Chi forma queste persone? Banalmente, chi forma le Alice e le Anna Marie che servono disperatamente a questo paese? Ovvero il saper far circuito sta appunto nel saper parlare di education, nel senso che noi possiamo parlare ora di tutto quello che noi possiamo fare i giovani per il corto termine e possiamo fare appunto una lista, ma diciamo che tutto l'intervento è stato, tutto il panel, tutti i panel precedenti sono stati esaustivi in questo. La cosa importante, secondo me, bellissimo, anzi, essere tenuti per ultimi noi giovani, ma proprio perché dobbiamo parlare noi di futuro, è il fatto di pensare alla cosa più innovativa in assoluto che viene spontaneo fare in Italia, ma che spesso non si fa, è di parlare di lungo termine. Spesso e troppo volentieri si parla sempre solo di corto termine. Bene, è innovante parlare di lungo termine. Cosa vuol dire per noi? Di andare a formare queste persone, che queste persone poi vanno a essere la base su cui si vanno a creare questi circuiti. Ripeto, noi possiamo pensare a quanto vogliamo al luogo, ma se non pensiamo a formare le persone e pensare alle infrastrutture, quindi creare questi motori autorigenerativi, come può essere, Cultureat stesso può essere un modello, ma come noi tanti altri, di creare queste connessioni. Finisco dicendo che Mirabilia in sé è già un'infrastruttura, perché pensare a Mirabilia come un caso di successo per me è assolutamente riduttivo. Mirabilia è esattamente quell'infrastruttura di lungo termine di cui l'Italia ha bisogno. Do uno spunto appunto col cappellino dei giovani, di dire che Mirabilia sarebbe bellissimo farlo evolvere appunto creando i loro modelli, connettendosi in modo stabile con le università, per poi andare indirettamente a sostenere luoghi come chiaramente sono appunto i siti UNESCO dal cui nasce, ma chissà che non possa nascere anche altre nuove collaborazioni sempre più larghe dall'iniziativa di Mirabilia per sostenere attività come quelle che creano e pensano Alice e Anna Maria. Assolutamente, sono assolutamente d'accordo, è un invito più che legittimo e insomma auspico personalmente che venga colto. Poi noi ora abbiamo parlato ovviamente di turismo culturale, di nuove generazioni, come avvicinarle, abbiamo portato due esempi, uno un progetto portato da dei giovani per il turismo culturale e un altro un progetto seguito da dei giovani che promuove il turismo culturale e che ha di fatto modificato la percezione e la vita quotidiana di una destinazione specifica. L'abbiamo fatto dando per scontate due cose, voi sapete già come la penso perché ne abbiamo già parlato, però che ci tenevo a precisare perché ho imparato a non dare più per scontato nulla. Una cosa che comunque va fatta in Italia e che purtroppo stiamo facendo molto poco, solo in alcune destinazioni culturali attualmente, è la comunicazione. Nel nostro paese la cultura, il turismo culturale è ancora vissuto come un qualcosa relegato a delle elite. Non è così. È sicuramente una nicchia, ma tutta una nicchia se preso individualmente, però una nicchia molto ampia, vasta, e che all'estero genera veri flussi, e veri flussi economici anche, e questo è un problema di comunicazione. Faccio sempre l'esempio, perché è il mio mondo, il mio settore, l'opera. In Italia pochi giovani vanno all'opera, ma perché la comunicazione fatta è sempre un po' vecchia, è sempre un po' datata, ed è un primo errore, e non viene comunicata banalmente la tariffa. Quando qualcuno sente parlare di opera, pensa a un qualcosa di estremamente oneroso, riservato a degli anziani in abito elegante che vanno lì, mentre non è così. Beh, intanto andare allo stadio a vedere una qualsiasi tipo di attività sportiva costa molto di più che andare all'opera. E parliamo di Parigi, che conosco bene, ma di molti altri teatri, è pieno di giovani.
ci sono le tariffe giovani, che qui non vengono promosse, ma esistono anche qui. Quindi c'è un problema di comunicazione che va sviluppata e va indirizzata anche verso alle nuove generazioni. E io ho portato l'esempio dell'opera, ma vale anche per i musei. I musei, soprattutto nel mondo anglosassone, sono sempre fruibili a doppia altezza, proprio anche fisicamente. C'è sempre una doppia comunicazione per bambini, ragazzi e adulti, e i percorsi sono fruibili da adulto e da bambino. Ed è un qualcosa di vincente, proprio perché tu dici educare, ma anche come arrivare a iscriversi a una facoltà che miri alla cultura, beh, ti ci devono aver portato sin da piccolo. E il fatto di andare a visitare un museo e avere un percorso alla tua altezza quando sei bambino sembra banale, ma fa una netta differenza, non capisco perché non lo si faccia di più. Ma vuol dire anche doppia altezza a doppio livello, e chiudo dicendo questa cosa, poi credo che abbiamo un po' sforato e arriverà Vito a riprendere il timone. A dicembre ero a Gerusalemme, Museo di Arte Contemporanea, una mostra temporanea interessantissima, su Peter Pan. In realtà era altezza bambini, era la mostra su Peter Pan, con anche attività ludiche, e con un racconto della mitologia ma basato su Peter Pan, e quindi fruibile a quel livello lì, all'altezza adulto, quindi veramente a doppia altezza dello stesso percorso, era il Pan, quindi il mito, trattato anche con tutta la parte sessuale del mito di Pan, la parte storica e artistica a vari livelli. Quindi è una delle ultime mostre alla quale sono stata e che presentava queste due cose. E ovviamente questo fa sì che i bambini si interessino alla cultura e possano fruirne, per riprendere il discorso di Luca.